Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dallo stadio comunale di Rutigliano, dove è appena terminata la finale di Coppa Puglia tra l'Audace Cerignola e il Delfino Rossoblu Massafra, vinta dall'Audace 3-0. Siamo in compagnia del mister dell'Audace, Massimo Gallo. Mister, partiamo con le sue emozioni e le sue sensazioni al triplice fischio dell'arbitro. Beh, sempre vincere crea dei grossi emozioni, poi vincere una Coppa Italia nel tuo paese con una società così splendida si raddoppia. Primo trofeo dell'era Grieco, oggi 3-0, partita subito in discesa, tripletta di Morra, è stata una Audace forte e compatta. Sì, l'avevamo preparata proprio così, in effetti io avevo detto ai miei ragazzi di partire a mille subito, almeno i primi 15-20 minuti, cercando di far capire che noi eravamo presenti in campo. Questo è successo, in effetti abbiamo segnato al 22esimo, 23esimo e poi è stato tutto in discesa. Però tengo da dire di fare i complimenti pure alla squadra avversaria, che comunque non si è risparmiata. Sì, è partito sicuramente a trazione anteriore con i quattro tenori tutti a quattro in campo, poi Di Pasquale è uscito, comunque l'Audace è tenuta sempre una trazione offensiva, però si aspettava una squadra così compatta come quella del Massafra? Eh sì, ma in effetti io mi sono documentato, insomma, mi sono informato di questa squadra, sapevo che era una squadra ostica dove faceva della compattezza la loro arma migliore, e infatti l'hanno dimostrato, è una squadra molto, molto aggressiva, e infatti i segni sulle gambe dei ragazzi si vedono, è una squadra che si chiudeva e ripartiva subito, però noi in effetti abbiamo improntato subito tutto su questa, sul loro modulo, andando subito in offensiva, e così abbiamo cercato di limare tutte le loro possibilità di giocata. La dedica di mister Massimo Gallo per questa vittoria? Questa la dedico a tutti i ragazzi, alla società soprattutto, e ai tifosi, che sono veramente spettacolari, però in primis però vorrei dedicarlo al presidente, a Luca Moruso e ai ragazzi, tutti dal primo al 23esimo. E in più al mister Crudele e Ciminiello, che sono i miei collaboratori. Adesso, nonostante ci sarà già domenica la partita di campionato, però c'è un po' di festa. Vabbè, adesso ce lo godiamo, insomma, andiamo a festeggiare. Poi sabato sicuramente riprenderemo il cammino, perché il campionato non l'abbiamo ancora vinto, mancano ancora 6 partite di cui 5 giocate, una di riposo, non abbiamo ancora la matematica, quindi bisogna tuffarsi letteralmente nella successiva partita, che sarebbe quella di domenica con il San Marco. Ok, grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Siamo con Vito Morra, bomber e match winner di questa finale, autore di una tripletta. Vito, innanzitutto complimenti, che sensazione e che emozione è stata portarti a casa il pallone e segnare questa tripletta? 3 gol in una finale non ho mai fatto, questa è la prima volta, soprattutto con la maglietta dell'Audace Cerignola, la città del mio paese. Oggi in un certo senso era come giocare in casa, c'era grande entusiasmo, grande sostegno da parte di tifosi. Sì, tantissimi tifosi, e siamo grazie anche a loro abbiamo vinto questa finale. Raccontaci un po' l'aria che tirava nello spogliatoio. Tesa, è sempre una finale, dai. E al termine della partita? Al termine della partita, festeggiare, basta. Abbiamo vinto la Coppa Italia, adesso pensiamo al campionato. Vinciamo 3 partite di fila e matematicamente vinciamo anche il campionato. Il primo obiettivo l'abbiamo già recuperato, ma pensiamo al campionato. Eppure è stata comunque, nonostante il risultato, una partita comunque abbastanza combattuta, loro poi l'hanno messa anche sul piano fisico. Sì, entravano, una bellissima squadra, 1-0 il primo tempo, poi ci siamo un po' addormentati nel secondo tempo e poi abbiamo fatto altri 2 gol. È andata bene, dai. Ok, grazie Vito, complimenti. Prego, buona serata. Siamo con Matteo Colangione, difensore dell'Audace. Matteo, tu sei uno della vecchia guardia dell'Audace. 13 dicembre 2012 è arrivata il primo trofeo dell'Audace contro il Galatina, oggi arriva il secondo, ecco, che emozione, che sensazione. Sicuramente sono due emozioni diverse, perché quella era, diciamo, eccellenza, questa è prima categoria, e poi diciamo che è cambiata la storia societaria, e speriamo di aver cambiato anche l'andazzo di queste finali.
Sì, è stata una partita comunque tutta in discesa, già dal primo tempo 1-0. Loro comunque l'hanno messa un po' sul piano fisico. Vi aspettavate una squadra così forte e compatta come comunque si sono dimostrati gli avversari? Sì, ci eravamo organizzati un po' sulla squadra avversaria, però l'abbiamo preparata bene in settimana e quindi siamo riusciti ad affrontarla in maniera anche serena dal primo minuto. Adesso che aria tirava nello spogliatoio? C'è aria di festa ovviamente. Aria di entusiasmo per questa Coppa e adesso puntiamo a chiudere il discorso campionato. Primo trofeo dell'era Grieco, dove può arrivare questa audace? Adesso iniziamo a piccoli passi a scalare, speriamo, le categorie ogni anno e poi ad arrivare ai livelli che ci competono. Hai vissuto giornate particolari come quella di Rieti, quella di Bitonto? Questa vittoria inizia, anche se in categorie differenti, riscatta almeno parzialmente quelle cogenti sconfitte? Più che la Coppa, diciamo che è la mentalità che è cambiata, è una mentalità vincente che parte anche dalle piccole cose fino ad arrivare appunto alla squadra poi che scende in campo. Speriamo di continuare così perché questa città lo merita, lo meritiamo noi, lo merita la società. Una nota per chiudere sui tifosi: oggi hanno riempito lo stadio e colorato lo stadio, sembrava di giocare in casa. A me non hanno sorpreso, avevo avvisato anche quelli, diciamo, che non avevo mai giocato nel Cerignola, che ci avrebbero seguito in massa e così è stato. Però continuiamo così e andremo lontano. Ok, grazie Matteo, complimenti. Grazie a voi.